L'Italia ha un'agenda per la Libia e l'abbiamo consegnata nelle mani di Ghassan Salamé. È un'agenda che abbiamo sintetizzato in 10 punti. Noi siamo coinvolti in un rapporto con l'Europa sulla questione libica, siamo coinvolti con operazioni nel Mediterraneo, siamo dentro un rapporto molto forte con le municipalità e con le tribù. Vorrei ringraziare veramente l'Italia e il governo italiano per il sostegno e il supporto che ha dato la missione ONU in Libia a livello umanitario, a livello politico, del processo politico volto alla stabilizzazione del paese. Questo nostro lavoro è un lavoro che ha prodotto risultati che hanno consentito al nostro paese di coniugare umanità e sicurezza. La questione di fondo che io ho voluto sottolineare al nuovo inviato speciale è la necessità della reductio ad unum dei formati negoziali. L'ONU deve prendere una leadership molto forte su questo dossier, perché fin qui ci sono stati troppi negoziati e troppi negoziatori. Così facendo io credo veramente che prima di tutto faremo del bene al popolo libico che dopo 7 anni ha bisogno e merita un presente migliore per sé e un futuro migliore per i propri figli, ma naturalmente nel far questo potremo anche dare pace e stabilità al resto del Mediterraneo. Ora che noi abbiamo davvero a portata di mano l'occasione di fare diminuire i flussi e di organizzare i campi di rifugiati in Libia, dobbiamo molto investire sulle organizzazioni umanitarie multilaterali internazionali perché quei campi in Libia abbiano uno standard accettabile dal punto di vista della tutela dei diritti umani.